Allora, mister, forse c'è un pochino di rimpianto, sicuramente è una gara molto equilibrata, però poi alla fine le occasionissime per sbloccarle le avete avute voi. Sì, il rammarico del rigore, cavoli. Un rigore a un minuto, ha dato 4 minuti di recupero, ne erano passati 3. Un rigore purtroppo ci lascia tanto rammarico. Credo sì, il risultato pareggio potrebbe essere un risultato giusto, se devo dire forse abbiamo fatto qualcosa di più noi, ecco. O comunque io sono molto contento della prestazione della mia squadra. Ecco, ecco, sei appunto soddisfatto comunque della prestazione, un Bogliasco comunque che ha sempre giocato pallone, insomma, contro una squadra che verticalizzava molto, era anche se molto giovane, e poteva comunque intimorirvi. Insomma, anche il Follo è una squadra che è stata costruita per zone alte della classifica, quindi un buon punto, ovviamente col senno di poi anche il palo inizio ripresa di Pintus poteva incanalarla su altri binari. Sì, abbiamo un palo, diciamo portiere battuto, un rigore sbagliato che lasciano tanto rammarico. Il Follo è una squadra fortissima e aver fatto una partita così alla pari o forse l'1% in più contro una squadra così mi lascia soddisfatto. Ecco, è logico che non avrei voluto ci fosse il rigore, avrei preferito fare 0-0 se dovevamo farlo senza il rigore, ma poi il ragazzo ha fatto una partita splendida, Tobias, quindi come tutti. Per cui io sono contento, insomma, il campionato è lungo. Se partiamo da queste prestazioni, insomma, stiamo cercando di recuperare, credo come tutti, perché so che anche loro mi dicevano che ne avevano diversi fuori, quindi cerchiamo di recuperare i ragazzi, cerchiamo insomma, di costruire la squadra per le altre 26 partite che mancano. Ecco, sicuramente anche un bel po' di continuità, compresa anche la Coppa, sono arrivati i 3 punti di domenica scorsa, il punto di oggi. Forse ecco, sei più soddisfatto del punto di oggi che della partita di domenica scorsa a livello di prestazione? Allora, la prestazione è stata sicuramente meglio quella di oggi, perché abbiamo giocato 90 minuti con attenzione, bene. Domenica avevamo fatto mezz'ora di blackout, però poi alla fine domenica portiamo a casa 3 punti, oggi ne portiamo a casa 1 con un palo e un rigore sbagliato, quindi contentezza è ampiamente offuscata da queste due situazioni, insomma, però poi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare, come dici tu, la prestazione, quindi.